Everyone, come va? Spero tutto bene ed oggi sono qui con un nuovo video gameplay dedicato ad un videogioco disponibile dal 4 ottobre 2023 su Nintendo Switch. Tale titolo è disponibile anche su altre piattaforme come PC e altre console. Parlo di A Tiny Sticker Tale, realizzato e pubblicato in particolare, proprio la pubblicazione è realizzata da Ocre Pixel. Il titolo in questione è disponibile nel mercato nostrano all'interno di un prezzo di lancio di 9,99€. Quali sono le caratteristiche di A Tiny Sticker Tale? Bella domanda, si tratta di un videogioco di genere rompicap, avventura, simulazione, lifestyle, anche se alla fine della fiera il genere è quello del rompicapo. I giocatori interpretano questo protagonista particolare, vedete appunto questa sorta di asinello bipede. L'abitazione prevede animali bipedi umanoidi che parlano tra di loro. E lo scopo qual è? Lo scopo è quello di esplorare questa misteriosa isola, la quale sembra essere legata a un mistero, comunque sia qualcosa del padre del giocatore. Come dice il gioco stesso, A Tiny Sticker Tale è pensato per essere una piccola avventura ricca di molti dettagli, molti contenuti addizionali e diversa quantità di rigiocabilità. Come si confà questo dal punto di vista poi ludico? Bella domanda, cerchiamo di capirla insieme. A Tiny Sticker Tale è un videogioco basato sul tema dello sticker. Facile, qua proprio il titolo ce lo spiega perfettamente. Come si attiva il discorso sticker dal punto di vista pratico? Questo è già più difficile. Quando voi esplorate il mondo, noterete che il mondo è sostanzialmente diviso in una catena di blocchi. Quasi sempre sono quadrati questi blocchi, poi in alcuni casi possono diventare rettangolari. All'interno di questi blocchi voi avete voi, che vi dovete muovere, personaggi non giocanti e diversi elementi sullo schermo. Questi possono essere, per esempio, delle statue, possono essere dei personaggi, come detto prima, possono essere degli animaletti, possono essere gli alberi, possono essere i cespugli, queste cose qua. Cosa succede? Succede che quando voi avete il vostro personaggio che sta appunto esplorando, potete attivare la funzione dello sticker. Cosa succede? Vuol dire che voi prendete questi elementi sullo schermo e li mettete dentro questa sorta di album di figurine, letteralmente questo sticker, questo album di sticker. In questo modo voi rubate, tra virgolette, passatemi il termine, degli oggetti sullo schermo. Questi oggetti in questo modo possono essere presi da un punto A e portati a un punto B. Di conseguenza voi potete avere il vostro item che è partito dal punto A, quindi che ne so, un albero, e l'avete messo al punto B. Questo vi permette di completare degli obiettivi, principalmente ambientali. Quindi, per esempio, avete bisogno di togliere un determinato oggetto, sapete che per togliere quel determinato oggetto serve un altro tipo di oggetto, voi lo andate a prendere e lo andate a posizionare lì. Letteralmente questa è una cosa che avviene fin dalla prima fase di gioco. La cosa interessante è che questo coinvolge anche molte altre cose che voi non direste che sono coinvolte. Per fare un esempio, sono coinvolti i personaggi non giocanti, sono coinvolti delle figure, sono coinvolti diversi elementi di gioco che non direste mai che sono caratterizzati in questo modo. Inoltre, essendo tutto il titolo basato sul tema dello sticker, tutto si confà anche con l'album di sticker. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che voi, quando vi prendete gli oggetti, li prendete e li spostate dal punto A al punto B, voi dovete avere abbastanza spazio all'interno dell'album di sticker. Quindi non potete prendere tutto quello che c'è sullo schermo, ma dovete fare questa sorta di dare e prendere. Capire quando dare l'oggetto e capire quando prendere il suddetto item. È una cosa molto importante che dovete tenere in considerazione durante tutto il corso del gioco. Questa è proprio una cosa importante da sapere costantemente. A Tiny Sticker Tale quindi costantemente funziona da questo punto di vista. Voi avete degli oggetti, li dovete prendere e li dovete spostare. Ovviamente, dal punto di vista meccanico, tutto va da questo punto di vista. Tutto vuole ruotare su questo. Quindi avrete dei personaggi che non si muoveranno da soli, dovete prenderli e portarli voi. Avrete degli elementi che, per esempio, possono condizionare l'ambiente e cose di questo tipo.
Trovo che a Tiny Stick a Tail sia molto più interessante quando avete gli elementi sullo schermo che voi dovete andare a condizionare. In quel momento diventa molto, molto, molto divertente. Perché c'è una bella interazione. Voi, per esempio, avete il sole, letteralmente prendete il sole, lo andate a togliere e create l'effetto giorno-notte. Questo è un elemento che, per esempio, io ho apprezzato molto, è una bella idea. Poi, per esempio, ci sono cose molto più semplici. C'è il secchiello, c'è un secchio, lo mettete dove c'è l'acqua, si riempie l'acqua, lo prendete e potete usarlo per annaffiare i fiori. Cosa molto semplice, ma estremamente divertente come idea. A Tiny Stick a Tail sfrutta anche tutta una serie di bonus, tutta una serie di contenuti che si sono andati a creare nelle varie versioni. In particolare c'è tutto un discorso legato agli eventi stagionali. Voi potete infatti avere a disposizione degli oggetti che trasformano la mappa in un ambiente horror o in un ambiente natalizio. Questo perché? Perché a un certo punto del gioco voi potrete letteralmente sbloccare una funzione che vi permette anche di personalizzare il protagonista, ma non solo. Voi personalizzando il protagonista avrete anche accesso, questa è la cosa più bella, alla possibilità di dover dare degli item, proprio dovete consegnare degli oggetti, per ottenere questi potenziamenti, questi costumi. È un'idea che secondo me è molto molto carina e molto molto piacevole nel lungo periodo di tempo. Ed in realtà spiega anche un altro aspetto. Quando vi ho detto all'inizio di questo video che A Tiny Stick a Tail è un videogioco di genere lifestyle, cosa intendiamo con lifestyle? Cioè, mi sembra un po' complicato da capire, cioè, fino ad ora mi sembra più un rompicapo. Ed è corretto, non sto per nulla dicendo che non sia corretto, è perfettamente corretta questa informazione. Quello che io non vi ho detto, e questa è la cosa interessante, è che questo videogioco è molto diorama come approccio. Ha un approccio diorama gigantesco. Voi, facciamo che avete finito il gioco, ok? Fingiamo che voi avete finito il gioco, ok? Perfetto. Avete finito il gioco, avete finito tutto quanto. Quindi l'avventura è finita, ok. La ganzata che avviene è nel momento in cui il vostro personaggio, proprio il vostro Mino, ha finito tutto quanto. Quindi avete finito le vostre missioni, avete finito tutto. Da quel punto di vista avete finito tutto. E quindi letteralmente il mondo diventa un parco giochi, diventa una sorta di diorama sandbox dove voi prendete gli oggetti e li andate a spostare. È bellissima come cosa. Impiegate un bel po', perché comunque non è un gioco che finite 4-4-8. Però è una cosa che personalmente funziona molto bene ed è una gran bella idea. A Tiny Stick a Tail quindi è un'esperienza estremamente semplice, estremamente divertente. Secondo me rispecchia molto il prezzo di lancio, viene venduto a circa 10 euro, personalmente lo apprezzo come costo, lo trovo molto onesto. Quali sono gli elementi che non mi sono piaciuti? Ci sono alcuni elementi che non mi sono piaciuti. Il primo elemento che non mi è piaciuto è un discorso della lingua. È un gioco dove la lingua è molto rilevante, proprio è fondamentale capire quello che viene detto. Ma non è tanto questo il punto, almeno per me. Per me è stato molto più difficile capire quello che in alcuni momenti vuole il gioco stesso. Non è un discorso di lingua, perché io comunque l'inglese lo so, ho un certificato di lingua inglese B2, quindi diciamo che la lingua inglese la mastico. Però ovvio ci sono dei momenti in cui non è per nulla chiaro quale vuole essere l'obiettivo che il giocatore dovrebbe avere. In quel momento, quando questo avviene, la situazione diventa potenzialmente stancante. Rischia veramente di diventare non noiosa, perché noiosa sarebbe un termine eccessivo. Però secondo me si poteva fare di più da questo punto di vista, dal punto di vista proprio della chiarezza. Altro elemento che posso trattare? Posso trattarne gli elementi, volete saperne uno? Non hai touchscreen questo bel videogioco, non ha il touchscreen. Ora, è una cosa che sto notando che stanno facendo tantissimi team di sviluppo, quella di portare i videogiochi su Nintendo Switch che dovrebbero avere i touchscreen ma non ce l'hanno, e questo prodotto subisce perfettamente questo problema, è proprio il classico videogioco che subisce il problema del touchscreen. Perché? Ora voi lo state vedendo sullo schermo, è stata ovviamente usata la modalità in TV. Lì si può capire comunque sia un certo tipo di comandi.
sulla versione portatile, avere accesso al touchscreen velocizzerebbe tantissimo le cose. Perché non è stata messa la funzione del touchscreen? Vorrei saperlo tantissimo, perché secondo me era un'opzione che andava messa nel gioco. E il fatto che non sia stata messa nel gioco trovo che sia una grande e gigantesca occasione sprecata. Peccato, anche perché a Tiny Sticker Tail, per questa ragione, probabilmente non lo consiglio su Nintendo Switch, ma a questo punto non lo consiglio neanche sulle console, probabilmente la versione PC è la versione migliore per poter giocare questo titolo. Ed è un peccato, perché secondo me su Nintendo Switch era la piattaforma migliore dove andare a provarlo. Alla fine, che cosa si può dire circa a Tiny Sticker Tail? Non è un videogioco brutto, perché i videogiochi che sono poco divertenti sono sicuramente altri. Anzi, è un titolo che secondo me ha molto carisma. L'idea di proporre il rompicapo tramite gli sticker è un'idea che secondo me è genuinamente geniale, l'ho trovata molto carina. E soprattutto è veramente ben contestualizzata. Ora, non immaginatevi che la narrazione sia l'elemento cardine del gioco, la storia non vuole essere l'elemento cardine. Vuole essere cardine l'elemento meccanico, quello sì, l'elemento meccanico, quindi proprio la struttura dell'utilizzo degli sticker è una cosa che funziona molto bene e credo che dia il massimo del potenziale in determinate situazioni, cioè per esempio in un momento gli sticker diventano una valuta ed è una cosa che personalmente è semplice, urca se è semplice, beh è ovvio che è semplice, però è una cosa personalmente estremamente contestualizzata e geniale. Perché è estremamente semplice, estremamente basilare, da risultare intuitiva al 100%. Ovvio, a Tiny Sticker Tail non è un gioco perfetto. L'adattamento, la mancanza della lingua italiana, la sento fortissimo. Cioè io proprio la sento fortissimo la mancanza della lingua nostrana. È un titolo che fatica sotto certi punti di vista, quindi non è sempre chiaro come vorrebbe. Probabilmente anche il discorso delle soluzioni, alcune soluzioni forse avrei preferito avere più opzioni. Secondo me avere una possibilità di avere più opzioni per risolvere lo stesso problema sarebbe stato carino. È un titolo che non ha trama, quindi se volete cercare un gioco con la trama questo non lo è. È un titolo che quando voi dovete portarvi dietro gli sticker a un certo punto inizia ad essere veramente faticoso da gestire. Questi sono elementi negativi da considerare. Fatto sta è che è un gioco che viene venduto a 10 euro e io trovo che questo titolo li vale tantissimo 10 euro. Non lo comprerei sulla piattaforma Nintendo Switch. Forse PC è la versione migliore. Però è un titolo che a me è piaciuto molto. E nelle mani dei giocatori giusti potrà davvero fare un sacco di differenza. Io sono Gbislacco di Gamescore.it. Gamescore.it è il sito che tratta news e recensioni di videogiochi, giochi a tavola, tue periferiche. Trattiamo veramente un sacco di informazioni. Spero che noi due avremo occasione di rivederci in un prossimo video. Stammi bene. Ciao ciao.